Bonjour, siamo in partenza per le Maldive. Siamo all'aeroporto di Venezia e qualcuno è già pronto con l'outfit maldiviano e molto beach style. No, sono ancora beach style, solo sulla testa è beach style. Il resto è ancora cittadino. Io invece sono bianca a mo' di cittadino, perché Tomas dovete sapere che si ustiona e poi diventa marrone. Io invece no, sono brava, ma io sono abbronzata adesso, anche se non sono. Comunque, sei contento? Sei pronto per andare alle Maldive? Sì. Anch'io sono pronta. Assolutamente. Peccato che il check-in sia ancora chiuso, non sappiamo dove lasciare le nostre valigie, ma a dettagli. Siamo arrivati prima e adesso praticamente dobbiamo aspettare. Ciao! Siamo nella business lounge e lì c'è un buffet, si può sempre prendere qualsiasi cosa si voglia, quindi ho aspettato per pranzare qui in aeroporto. Tomas invece ha mangiato sia in auto. Sì, ma per me che ho mangiato e sto mangiando ancora, ma la cosa più buona veramente qua dentro è la spremuta d'arancia, veramente sì. Buonissima. Infatti ha già bevuto tipo 3 bicchieri. Sì, veramente. E adesso finirà anche la mia. Io ho preso. Buonissima. Sì, è buona, è vero, sì. Che è fresca. Sì. E abbiamo preso le lasagne, che sarebbe pasticcio da noi, si chiama pasticcio a Trieste nel nord-est, ma lasagna. Ho preso anch'io, sono queste piccole ciotoline. E poi ho preso un mini panino di mortadella, che non mangio da secoli, un pezzetto di focaccia, un pezzetto di pizza, e poi un po' di frutta e solita coca zero. Ci stiamo imbarcando. Ciao pupetto maldiviano. Mi arrivo tutto. Ti arrivi tutto, grazie. Ho messo sulla valigia. Questa è la business. Volevo farvi vedere la cabina prima che si riempia. Qui c'è un getto d'aria terribile. Ok. La coperta. Abbiamo la coperta. Ma tanto fa sempre caldo, sì, caldana. Ma io oggi dormirò. Ah, allora, sì, è vero, tu sei stanco. Forse mi copro. Ok. Fai sonnellino subito? Presto. Mamma mia, il mio criceto. Questi sono i posti. Mi piace che ci sia così tanto spazio per le gambe. E questo è quanto. Ci stiamo sistemando. Pupetto si sta sistemando. Questo è il cuscino. Sì, effettivamente questa coperta è molto ingombrante. Pupetto posizionato. Siamo due pupetti posizionati, guardateci. Pupetti posizionati. Vuoi che apriamo il beauty case e vediamo che cosa c'è dentro? Assolutamente. Io aprirei il beauty case. Sì. Anch'io, vai. Tu sei molto più vacanziero di me. Io sono sfigata, bianca. Tu no, invece sei... No, il discorso è anche che io ho già il cappello da spiaggia e gli occhiali arancioni, cioè così, anche il colore un po'. Tu sei più cittadina. Grazie. Le prenderò come un complimento. Sono bianca. E vabbè. Oh, tu. Questo è razzista. Dai, apriamo questo beauty case. Apriamo il beauty case. Tu. Questo è razzismo. È razzismo verso i bianchi. Apriamo il beauty case. Il mio è viola e il tuo è blu. Blu. Beh, ci hanno azzeccato, dai. Carini. Allora, sono della Bricks. È carino questo beauty case. Allora, vediamo. Aiutami, ti prego. Aiutami a fare questo video. Allora, qui abbiamo la pubblicità. Abbiamo le calze. Le famose calze. Le mie sono viola e le tue saranno azzurre, suppongo. Famose calze. Poi, allora, prima giriamo da questa parte. Allora, qui. Allora, che cosa c'è? Niente, un'altra pubblicità. Poi. Assistente. E poi c'è che cos'è? CD cream. Ah, ok, è una crema per il viso. Anti-aging e idratante. E il brand è Castello Montevibiano, vecchio. Ok, ci hanno portato anche gli asciugamani caldi nel frattempo, un bicchiere di champagne rosé e poi abbiamo preso il classico drink lemon mint, che io è tipico dei paesi arabi. Io l'avevo bevuto a Dubai ed è buonissimo. Comunque, se finiamo il nostro haul del nostro beauty case, qui c'è... Ah, che carina questa! È uno spray idratante per il viso. E poi c'era un'altra cosina, avevo visto. Sì, questo. Piccolino, che cos'è? Ed è un balsamo labbra. Che figata! Mi piace molto. L'unica cosa che manca... Ah no, c'è anche la mascherina per dormire. Io di solito non la uso, ma c'è anche la mascherina per dormire. Figata.
Allora cin, pupetto. Cin. Vuoi fare un brindisi tu? Dai, tu sei bravissimo, fai brindisi. Discorso. No! Non mi fai discorso, niente. Zero. Che patato silenzioso. Però adesso un po', dai. Oh, vai. Corta. Vai. Allora, non lungo, ma cortissimo. Ok. Alle Maldive. Alle Maldive, non a noi. Alle a Maldive. Noi, alle Maldive. Poi bisogna battere così, proprio roba di Bettolone. De Bettolone. De Bettolone. Di nuovo. Oh. Sto guardando questo video di un ragazzo che ha una marmotta e vi giuro che mi è venuta voglia di avere una marmotta. Cioè adesso voglio, credo almeno sia una marmotta, voglio anch'io una marmotta, ragazzi, guardate quanto è carina. Oddio, sbadiglia, oddio. Amore, amore. Nel frattempo siamo quasi pronti, credo. Vado a decollare. Qualcuno si è messo molto comodo. Guarda, nuotare. Comodissimo. E adesso cosa fai? Adesso guarderò un film. Che film? Probabilmente The Mask. Ah. Devo ancora un po' vedere gli altri. Ah, ok. Io invece volevo vedere Assassino sull'Oriente Express, ma poi mi sono resa conto che già l'avevo guardato su un volo, non so dove. E quindi adesso sceglierò un altro film, non so. Vediamo, allora, movies. Indietro. Non ne conosco tantissimi, ma... Ah, questo è quello di Winnie the Pooh. Questo deve essere carino. Se no... Oh mio Dio, Annabelle, no, ma non me lo vedo in viaggio. Non me lo vedo in volo, altrimenti, veramente. Sherlock Holmes l'ho visto. Ce ne sono veramente tanti, devo dire che la scelta qui con Qatar Airways è la prima volta che vogliamo con Qatar Airways, è molto ampia. Mask, oddio, c'è anche Bambi, Robin Hood, hai visto che c'è anche Robin Hood? Ah sì? Sì, guarda. Sì, in cartone. Vabbè, lo guarderò quello. Guardi Robin Hood? Sì, quello. Mitico. Io? Aspetta. Robin Hood e Little John, guarda, guarda come frecce, urca urca tirulero, oggi spende il sole. Alla fine ho scelto questo, I, Tonya, che è una storia basata su la vita di Allison Jenny, che era una pattinatrice, se non sbaglio, non ne so tantissimo, avevo sentito parlare di questo film, sono molto curiosa. Poi Margot Robbie, secondo me, è una delle attrici, se non l'attrice più bella di Hollywood, quindi... E mi piace tanto, quindi voglio vedere questo film, vediamo com'è. Mi vedete il riflesso? Ciao! Struccatissimo oggi! Ciao! Il film è bellissimo, mi sta piacendo tantissimo, poi lei è bellissima secondo me, io la adoro, Margot Robbie. Nel frattempo è arrivata anche la cena, in realtà si può ordinare quando si ha fame su questo volo Qatar, e noi abbiamo ordinato adesso, e come antipasto ho preso la zuppa di verdure. Poi dopo la minestra ho preso... Non è a fuoco, ok. E poi dopo la minestra ho preso, tra l'altro è bellissimo perché ci danno anche la candelina, finta ovviamente. Però è molto molto carino il servizio qui. Io ho visto che cos'è, cioè avevo un bicchiere di champagne, basta. E il sale, quello dell'Himalaya rosa. Il pepe, no, è molto carino il servizio. E poi ho preso risotto allo zafferano con gamberi, pomodorini e spinaci, ovviamente gli spinaci resteranno là, pomodorini anche, però sembra molto buono, il profumino è buono, devo dire, la minestra era buonissima, quindi andiamo. E poi Tomas ha preso il piatto con i formaggi e io ho preso i frutti di bosco, ci sono fragole, more e lamponi con una salsetta al limone. Stravolti, ma stiamo per atterrare a Doha. Se si vede granché, ma penso di sì. Wow, sembra davvero
gigantesca da qua. Abbiamo fatto poco più di 5 vole di orbe. Abbiamo fatto poco più di 5 ore di volo. Adesso abbiamo uno stop di un'oretta circa ad Doha, quindi giusto il tempo per arrivare praticamente da un terminal all'altro. E poi abbiamo altre poco meno di 6 ore fino a Malé. E dopo c'è un altro aeroplanino per un'altra oretta fino alla nostra isola. Che bello! In realtà, allora, adesso in Italia sono le 11 e un quarto quasi, da notare. Quasi le 11 e un quarto, qui invece siamo... non sono sicura, credo 3 ore avanti, però qui appunto sono le... no, non c'è scritto, comunque qui siamo avanti, quindi qui è già notte. E quindi sì, non abbiamo tantissimo tempo in aeroporto, il che quasi mi dispiace, perché ho visto che c'è Gucci e Chanel, no, però c'è Hermès e avrei fatto volentieri un giretto, però ragazzi, non si può, però al ritorno forse. Comunque sono contenta perché siamo quasi arrivate e guardate quanto sembra gigantesca questa città dall'alto, è davvero incredibile. E siamo sul secondo aereo, non sono tanto contenta perché Pupetto sta seduto lontanissimo da me, cioè prima eravamo molto più vicini, non lo so, però è strafigo. E poi quando entri qui, lì c'è tipo una zona bar dove si può camminare, è bellissimo. Devo dire che questa è davvero la business class più bella che io abbia mai visto, e infatti hanno vinto un premio come business class migliore al mondo, e quindi siamo molto contenti di provare questo. Poi questo aereo è fantastico, guardate quanto spazio c'è per le gambe, e cioè è infinito ragazzi, io sono quasi 1,80 e qui c'è un sacco di spazio. Qui ho messo la coperta, mi hanno già portato champagne e il drink limone menta, asciugamanino caldo. E anche qui c'è un sacco di spazio per la borsa, luce, qui c'è il telecomando, anche la TV devo dire è molto grande. Mi sento quasi come Casey Neistat, quello che fa i review sugli aerei e sui... Qui c'è tanto spazio per la borsa, qui... Non so che cosa c'è qua in realtà, perché non riesco ad aprire. Ah ok, qui ci sono le cuffiette. Ok, penso di aver visto tutto, qui c'è il tavolino per dopo. Wow, beh devo dire super 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 posto. Ci piace che c'è la bottiglietta d'acqua, è carino, molto molto bello anche questo aereo, bellissimo. Per fortuna, anche se il mio Pupetto è lontano, riesco a tenergli la mano, che veramente chissà se questa paura dell'aereo finirà mai, speriamo, poi purtroppo stiamo decollando in questo momento, siamo ancora... delle briochine e poi un po' di frutta e una marmellata e Tomas invece sta ancora facendo la nanna. Ho provato a svegliarlo ma niente, è quello che si è svegliato il mio Pupetto. Nel frattempo siamo anche atterrati, tra l'altro. Buongiorno Pupetto, siamo alle Maldive. Pupetto, anch'io. Sono le... allora, per noi sono le 6, non si vede nulla, comunque per noi sono le 6 e qui invece sono le 9. Oh, ci stiamo avvicinando, siamo alle Maldive, adesso andiamo sulla nostra isola. Tomas è un po' arrabbiato perché il tempo non è bellissimo, cioè in realtà qui è bello, però lì è brutto. Devi tagliare quell'etichetta sul capello, è orribile. Sì. Che bello, che bello! Ta-da, ta-da.
in paradiso? Che bello ragazzi, guardate che Roma. E siamo tornati ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati in questo paradiso. Non ci posso credere, sono troppo felice di essere di nuovo qui. Guardate che roba ragazzi, abbiamo la stessa camera della volta scorsa. Vi farò il tour della stanza, magari in un video separato. Io adesso sono veramente indecente. Comunque qui è ora di pranzo, per noi è mattina presto. Guardate che benvenuto, meraviglioso. Abbiamo tutto un cesto di frutta e poi macaron, ragazzi, macaron, che buoni. E poi qui c'è la lettera per noi, e, che adesso vedremo. Quindi devo dire che il benvenuto qui è davvero impareggiabile, è bellissimo. Quindi in realtà adesso è ora di pranzo, però noi abbiamo mangiato troppo veramente sull'aereo, e quindi adesso siamo stanchi, vogliamo soltanto, non andiamo a pranzo, andremo direttamente a cena, ci sdraiamo direttamente fuori sui lettini e ci facciamo un bel bagno. E questo è quanto programma per oggi, fare assolutamente nulla se non stare in acqua. Che bellezza. E ci siamo addormentati sulle sedie a sdraio per tipo, non lo so, io credo per 2 ore. Tomas non so per quanto, però anche tu hai dormito. Però dice che è andato anche in acqua quando io dormivo. Due volte sei andato in acqua quando io dormivo? Sì. Beh, quindi parecchio, quindi, mi sa. Ho dormito un'ora. Guarda che capelli ho. Beh, comunque ci stiamo preparando, anzi siamo pronti per andare a cena. E guardate che bellissimo, bellissimo tramonto c'è. È davvero stupendo. E sono le 7 adesso qua, alle 7:30 inizia la cena, quindi adesso andremo verso il ristorante. Solo che non funziona, cioè la cassetta di sicurezza non si apre più e all'interno ci sono tutte le mie borsette, quindi non riesco a prenderle. E oggi voglio mettere per la prima volta la mia nuova Saint Laurent verde, se riesco, se riusciamo ad aprirla. Stiamo andando a cena, tramonto meraviglioso, ma è quasi finito perché qui finiscono, passa subito il tramonto, però ci sono dei colori bellissimi. Qui c'è il ristorante solito, però non vedo Augusto, come si chiamava? Augusto Lucillo. Augusto, Ettore Augusto, come si chiamava? Non mi ricordo, dov'è? Perché non c'è oggi? Non c'è, ha cambiato isola. Se lo sono mangiato. Ha cambiato perché non ci ha visti più. Non ci ha visti più ed è andato via? Speriamo che ci sia almeno un Ginger, il gatto. Sono molto curiosa di vedere se c'è Ginger, il gatto. Secondo te c'è? Secondo me sì. Sì? Sì, perché comunque viene a mangiare. A meno che qualcuno non se l'è portato via ed è diventato un gatto domestico ciccione. Sono già le stelle, è bellissimo. Ok, allora io ho preso la pasta all'arrabbiata, mi sembrava buona, e Tomas ha preso ovviamente pesce. Cioè, ma stai rifacendo la stessa cosa che hai fatto a gennaio tu, che mangerai solo pesce? No, ma diciamo che io, raccontaci, principalmente mangio il secondo qua. Ah, ok. Diciamo, a casa mangio sempre il primo, però qua con il pesce mangio prima il secondo, mangio il secondo. Ah, ok, è dolce. Secondo è dolce? No. Solo secondo? Sì, sì. Ammazza. Ti dico, mangerei il dolce solo con quei macaroni. Ah, ti piacciono buoni, quelli sì, che erano in buoni. Camera. Ok, e cosa hai preso qua allora? Pesce bianco. Pesce bianco ai ferri. Mais, sì. E patate in nel forno. Sembra buono. Sì, sembra buono. Buon appetito. Grazie, Mirka. Allora, come dolce, Tomas ha preso la crepa, la Nutella con zucchero a velo. La porzione era 2, però ti ho preso 1, perché hai detto uno solo, giusto per assaggiare, quindi se vuoi poi torno te ne prendo un altro. Se sarà buonissimo. Ah sì?
Tra l'altro Tomas mi ha fregato, no, in realtà gliel'ho regalata la collana che avevo preso per me con queste conchiglie, però sinceramente secondo me è troppo grande, sta molto meglio a te che a me. Io invece ho preso questo braccialettino con le conchiglie, non si vede, e una è dorata. Qui, questo è la collana, sì. E questo è il braccialetto. Sì, la stessa cosa, solo che il braccialetto secondo me è decente su di me, la collana è un po' troppo grande. E io invece ho preso il frutto della passione, che amo, e mi hanno detto che è il frutto nazionale delle Maldive, quindi sì, sono molto contenta. E questo sarà il mio dessert. Siamo appena tornati in camera e la prima cosa che voglio fare è andare a vedere se c'è di nuovo lo squaletto e le razze che mi aspettano qua sotto. Probabilmente no, ma io sono molto fiduciosa. Qui comunque, ragazzi, è bellissimo perché si vedono benissimo le stelle, ragazzi, i pianeti. Sono riuscita a vedere perché ho un'app che mi fa vedere esattamente quali stelle, quali pianeti ho davanti a me. Ragazzi, si vede Venere, si vede Giove, si vede Marte. È uno spettacolo pazzesco. Forse riuscite a vederle anche con la videocamera. Vediamo. Quella e Venere, Giove, tantissime tantissime stelle, e quello, ragazzi, è Marte, è pazzesco. Ma vediamo, no, pupetto, non c'è né squaletto né niente, perché passerà dei... Passa. Quando passa? Dopo cena. Ma è già dopo cena. Perché non c'è lo squaletto? Beh, metti un piede dentro così arriva. Dovevamo portare qualcosa da lanciare come esca, poi magari arriva. O forse più tardi, mi ricordo che arrivavano più tardi. Boh, io sto qua e aspetto. So se riuscite a vederle. Sì, credo che sì. Qui ce n'è una. Parlo sottovoce perché altrimenti le spavento. E qui ce n'è un'altra. Ok, mia family, è tardissimo, credo sia l'una, qui ora locale, e per noi invece siamo, noi teoricamente siamo 4 ore indietro, però siamo parecchio stanchi, io soprattutto, di solito Tomas che si addormenta e crolla, invece questa volta sono io che sono molto stanca, e quindi andiamo a nanna. Tra l'altro guardate che carino questo pigiamino che ho preso da Asos, ovviamente, e... cactus ed è rosa, quindi mi è piaciuto subito. È la prima volta che lo metto oggi e ha già perso un bottone. Asos. Com'è? Comunque, questo è quanto per oggi. Sono super 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 felice di essere finalmente qua ed è bellissimo ritornarci e sì, super super happy come posso essere nella prima giornata di vacanze alle Maldive, quindi il massimo. Quindi non vedo l'ora domani di iniziare una nuova giornata riposata e super happy. Quindi un bacio grande, vi auguro buonanotte. Tomas, anche lui, ciao a tutti. Vi auguro buonanotte. Ciao, ciao, a domani. Ciao, ciao. Ciao.